Una grande manifestazione di solidarietà si è svolta in Danimarca, nella capitale Copenaghen, ad una settimana dagli attentati che hanno sconvolto la regione, in cui sono morte quattro persone, una in un centro culturale, due in una sinagoga ed il terzo l'attentatore, che secondo la polizia danese non sarebbe legato ad alcun gruppo jihadista. Tra l'altro, il presunto killer era conosciuto dalla polizia per una serie di atti criminali, inclusi gravi atti di violenza, e anche per essersi legato ad una gang. La scelta degli obiettivi lascia tuttavia pensare che si sia trattato di un atto di terrorismo. Martedì sera, dunque, la Danimarca è scesa in piazza per esprimere solidarietà per quanto è avvenuto e per dire no al terrorismo.